Vediamo adesso come fare una pallina da juggling perfetta utilizzando cose che troviamo in cucina. Innanzitutto prendiamo del riso di pessima qualità, magari scaduto, che abbiamo in casa. E andiamo a misurare, servendoci di un misurino, una quantità fissa che è la stessa che useremo per tutte le palline che vogliamo riempire. Dopodiché recuperiamo un sacchetto utilizzato di quelli della frutta del supermercato. E versiamo la quantità standard che abbiamo definito di riso all'interno. Arrotoliamo il sacchetto e svolgiamo un'operazione di rinforzo per evitare che il riso possa fuoriuscire, anche se vedremo che sarà molto difficile che ciò accada. Il mio consiglio è arrotolare una parte e poi riestrarlo. Fino a ottenere una specie di pallina che ha una certa consistenza. Più il sacchetto è morbido, come per esempio quelli dell'organico, più sarà morbido il risultato finale, la pallina. Ora teniamo in questo modo la pallina e qui subentrano i palloncini. I palloncini vanno tagliati e in modo da perdere la parte più stretta e vanno allargati per poi arrivare a incappucciare in qualche modo il sacchetto contenente il riso. Non ci preoccupiamo se non si copre tutto perché col secondo palloncino possiamo anche ottimizzarne un numero maggiore anche facendo delle combinazioni di colore. Andremo a consolidare la pallina. Ed ecco fatto, la pallina è perfetta. Lavorando con colori si possono realizzare dei set completi e come vedete il risultato è assolutamente accettabile.